Bella Bros, benvenuti in questa Nuzlocke Challenge su Pokémon Smeraldo. Dunque, cos'è una Nuzlocke Challenge? Una Nuzlocke Challenge è una sfida su un gioco Pokémon dove ci sono alcune particolari regole. E adesso vado ad elencare le principali. La prima è che in un percorso, in qualsiasi percorso che sia il primo, si può catturare soltanto il primo Pokémon che si incontra, tutti gli altri non si possono catturare. Vale a dire che se io sul percorso 1 incontro un Weedle, posso catturare soltanto quel Weedle e del percorso 1 non posso catturare alcun altro Pokémon. Ovviamente sul percorso 2 poi potrò catturare l'altro primo Pokémon che mi si presenta. Seconda regola è che dunque un Pokémon sconfitto in battaglia o per avvelenamento e non può essere più utilizzato, vale a dire deve essere o liberato oppure depositato in un box cimitero. Comunque l'importante è che non vada più in squadra e non sia più usato. E terza e ultima regola, che è anche quella più leggera, diciamo che bisogna dare dei soprannomi ai Pokémon. Ci sarebbero anche delle altre regole, tra cui quella di non portare i Pokémon a livello superiore di quello dei Capipalestra o del Super 4 del campione, ma per una Nuzlocke Challenge è veramente molto complicato. Inoltre, su questa Nuzlocke di Pokémon Smeraldo, ho messo il Pokémon Randomizer, vale a dire, il Pokémon Randomizer permette appunto di randomizzare, ovvero di rendere casuali la possibilità di incontrare qualsiasi tipo di Pokémon in ogni percorso. Vale a dire che se nel percorso, nel primo percorso di Pokémon Smeraldo io avrei trovato dei Pucena, dei Zigzagoon e dei Vrampol, non trovo più questi Pokémon, ma trovo qualsiasi Pokémon della prima o della terza generazione. Inoltre ho fatto sì che anche gli starter venissero modificati e ho tolto le evoluzioni per scambio. Quindi, se ad esempio troveremo un Kadabra, esso si evolverà per livello e non per scambio, visto che sarebbe impossibile. Detto questo, io direi che possiamo anche cominciare e procedere con l'inizio di questa nuova avventura. La ROM è in inglese perché con il randomizer si è automaticamente inglesizzata. E quindi andiamo. L'introduzione la sapete sempre, l'unica novità di questa versione è che il professore si chiama Professor Birch. E questa non sarà una guida, quindi non sarà proprio, non farò tutto di tutto. Non credo nemmeno di poi catturare i leggendari alla fine della Nuzlocke. La Nuzlocke diciamo che finisce quando batto la Legacy, tecnicamente. E niente, allora cominciamo la nostra avventura. Siamo dei ragazzi che stanno traslocando ad Albanova. Ecco qua, siamo appena arrivati. E prima cosa che facciamo però è aumentare la velocità del testo, ok? E mettiamoci anche una cornice decente, tipo la numero. La numero. Questa non mi dispiaceva, la 16, dai. Che è anche carina. E dunque vedete che ci viene incontro subito nostra madre. E ci sono qua i Vigoroth, che sono i Pokémon traslocatori, che ci stanno aiutando. E allora andiamo su in camera a sistemare l'orologio. E sono le 6 meno le 7 meno un quarto. Quindi. Wow. Ok. E vi vorrei anche far notare il filtro che sto usando, che è il 4HQ. E si vede perché è veramente devastante. Vabbè, qui ci fanno sentire un documentario sul nostro padre, che è un fighissimo capopalestra. LOL. E andiamo a incontrare la mamma di Vera e quindi la casa di Vera. Ecco qua, qui c'è una Pokéball. E arriva Vera, che ci conosce. E niente, suo padre appunto è il professor Birch, che adesso noi andremo a salvare dalla ferocità di uno Zigzagoon a livello 2 devastante. E dunque adesso vedremo che starter ci sono capitati. Allora abbiamo Nidoqueen, molto bene, già. Kingler e Zangoose. Tra questi io scelgo Nidoqueen. Anche perché mi sembra giusto che ho finito l'avventura Pokémon Blu con Nidoqueen. La inizio a Pokémon Smeraldo con Nidoqueen, che conosce le mosse Graffio, Doppio Calcio, Colpo Coda e Veleno Spina. Noi usiamo
Doppio calcio che è super efficace su questo Zigzagoon. Ed è perfetto. Dunque, andiamo al laboratorio del professor Birch, che comunque ci regalerà il Pokémon, ovvero Nidoqueen. E gli dobbiamo per forza dare un soprannome. Ed essendo una regina, le diamo un nome da regina. Beh, direi quindi Elizabeth. Allora, sì, voglio dire, non sono un bomber con i soprannomi, ma cerco di fare del mio meglio, sinceramente. Ok. Dunque, lui mi chiede se sarebbe una buona idea andare a controllare Vera, ed è quello che faremo. Dunque, per adesso la regola del primo Pokémon non vale perché io non ho Pokéball, quindi non avendo Pokéball non posso catturare Pokémon. Quindi qualsiasi Pokémon incontrerò, a parte che non ho incontrati, dicevo, non varrà. Mi ho tenuto intanto una pozione, bene, ma direi di allenare subito la nostra Nidoqueen. Vedete che posso trovare dei Wooper. Aia. Non mi può già morire Nidoqueen, sinceramente. Un Chansey, bene, che ci dà tantissimi punti esperienza. Se soltanto si riuscisse a morire. Ok, Elizabeth sale dritta dritta a livello 7. Molto bene. Facciamola salire, direi, a livello. Ti direi 10. Vai. Tanto non ci staremo troppo, specialmente se incontreremo dei censi che, come avete visto, ci fanno salire in men che non si dica di livello. No, stupidi Nincada, io non voglio te. Perché avevi una bacca? Ah, sì, giusto. Mi sono dimenticato di dirvi che ho anche randomizzato. Gli strumenti tenuti dai Pokémon, non si sa mai perché potrebbero capitarmi qualsiasi tipo di strumento. E quindi ho preferito mettere questa impostazione che potrebbe anche rivelarsi utile, diciamo, proprio per la Nuzlocke. Dunque, Veleno Spina e Ampharos va KO. Elizabeth è al 9. Dai che ce la facciamo a battere anche questo Gloom. Muori Gloom. Ok. Dai che stiamo salendo al 10, poi al 10 andiamo a battere Vera. Graffio, muori. Bene. Dai, l'ultimo. È un Wooper. Graffio. E ancora Graffio. E dunque Elizabeth sale a livello 10. Andiamo a curarcela subito. E incamminiamoci verso il percorso 103. Molto bene. E salve. Mannaggia lei. E dunque, Vera ovviamente non avrà uno starter di quelli che è possibile trovare, ma avrà un Pokémon casuale. E se andiamo a vedere quale Pokémon ha lei. Ha un Seal, molto bene, anche molto ostico per il nostro Elizabeth, se, la nostra Elizabeth, se avesse usato Pokémon di tipo acqua. Ma Vera purtroppo è una creatura dal cervello grande quando una noce, e quindi assolutamente non ci dà problemi. Curiamoci Elizabeth, anche se gli avevo tolto soltanto 2 PS. E andiamo. Tra l'altro, prima di andare al laboratorio, vorrei passare da casa per ritirare una pozione che sta qua. Esatto. Possiamo andare? Andare proprio al laboratorio, dove il professor Birch ci affiderà e il Pokédex. Ecco. Sia le Pokéball. Ce ne dà 5, vero. Dunque, direi che. Tanto non strada c'era anche le scarpe da corsa. E dicevo, catturiamo il nostro primo Pokémon, qualsiasi esso sia. Anche se incontro un Pokémon, diciamo, non degno da catturare, preferirei catturarlo. Che non si sa mai. E dunque lo catturiamo e poi sospendiamo la parte. Dunque, dai, incrociamo le dita e via. Ed è un Ampharos! Molto bene, molto bene. Usiamo. Veleno spina. Ok, senza avvelenarlo. Me lo fai apposta allora. Lo devi prendere, capito? Lo devi prendere per forza. Dai. Sì, che l'abbiamo preso, Ampharos. Che adesso però mi muore. Gli devo dare un soprannome intanto. Ma l'ho avvelenato e adesso mi potrebbe anche morire. Per fortuna ho qualche pozione. E allora, abbiamo catturato il nostro Charge. Sarà così che lo chiamo. Charge è carica, quindi una carica elettrica. È perfetta, direi, per un Ampharos. Dunque. Curiamocelo subito con una pozione. Che non vorrei che l'appena catturato morisse. Sarebbe abbastanza. No, aspetta, tu ce la fai? Sì. Non vorrei. Sarebbe abbastanza umiliante catturare un Pokémon per poi farlo subito morire. Ok.
Dunque, ce lo siamo curati. E per la prossima parte avrete Ampharos, o meglio, Charge, allenato fino a livello 10. Dunque, per questa prima parte del Nuzlocke è tutto. Sì, sono 10 minuti, va bene così, anche bella corta. Quindi, ci si becca la prossima parte. Ah, per adesso avevo intenzione, ecco, di sospendere entrambe Pokémon Platino e Pokémon Soul Silver per recuperare un bel numero di parti con questa Nuzlocke. Quindi direi di arrivare alla parte 15 di questa Nuzlocke e poi riprendere con le altre due. E quindi, detto questo, un saluto da Shenmue 97 e ciao a tutti ragazzi!